Io voglio un attimo farvi vedere una domanda, come appare la domanda di una persona che è stato immesso in ruolo quest'anno. Per questo motivo ho chiesto al collega Salvatore di essere qui con me per farvi vedere con lo speed come si procede con la sua domanda. Quindi procediamo subito con la domanda di un docente neo immesso in ruolo. Prego, Salvatore, vieni. Allora, istanzi online. Accedo, entro con SPID, posta ID, accediamo col QR code, mi chiedo di nuovo, il codice non è valido, vai adesso. È andato? Sì. Acconsento. Allora, c'è una formattazione un po' particolare. Allora, come vedete, il docente in questione è un docente neo assunto quest'anno. Quindi, che fa questa domanda con la speranza che ci sia una fumata bianca con questo dispositivo legislativo che dia la possibilità ai colleghi del 2022 e 2023 di potersi muovere al di là dal possesso di un requisito che gli fa superare il vincolo. Come vedete, per loro compare questa dicitura, un messaggio di alert dove si dice: si ricorda che l'effettiva partecipazione alla mobilità è condizionata al rispetto dei presupposti indicati nell'articolo 2 del CCNI Mobilità Docenti ATA 22-25 e nell'articolo 1 dell'ordinanza sulla mobilità personale docente educativa ATA per l'anno scolastico 23-24. Quindi, se Salvatore avesse una 104 personale di con gravità o avesse un coniuge o un figlio con articolo 3,3, andrebbe in deroga al vincolo, naturalmente, e potrebbe comunque produrre la domanda di mobilità. Andiamo alla sua domanda. Come vedete, la sua domanda l'abbiamo già abbozzata. Aggiorniamola, ve la faccio vedere. È un po' diversa da quella della scuola primaria perché non vi è tutta la parte che riguarda i docenti specialisti specializzati in lingua inglese. Allora, come vedete, Salvatore, essendo un docente neo immesso in ruolo quest'anno, nella casella del numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina del ruolo di appartenenza, non ha messo nulla perché è il primo anno che è messo in ruolo, quindi questa parte è completamente vuota. Nel punto 3 lui ha inserito 9. Perché ha inserito 9? Perché lui è una persona che ha prestato 7 anni di pre-ruolo. Di questi 7 anni, 2 li ha prestati su una piccola isola. Quindi ai 7 anni di pre-ruolo ha ripetuto 2 anni di servizio sull'isola. Quindi 7 più 2, 9. Il sistema moltiplicherà questi 9 per 6, quindi avrà un 54 punti per l'anzianità di servizio. Tutto questo dovrà essere dichiarato nell'allegato di cui abbiamo parlato prima. Salvatore ha anche un titolo di specializzazione su sostegno. È titolare attualmente su materia, ma ha anche titolo di specializzazione su sostegno. Non ha ancora deciso se vuole produrre domanda di mobilità solo su posto comune o anche su sostegno. Nel dubbio ha inserito negli anni di servizio prestati su posto di sostegno anche i suoi anni di pre-ruolo su sostegno, che sono 5, tutti prestati su terraferma, quindi non sull'isola, e quindi ha inserito 5. Naturalmente, se successivamente lui decidesse di non produrre domanda di mobilità anche
sul sostegno, ma solo sul posto comune, questa casella dovrebbe cancellarla, dovrebbe lasciarla vuota. Il sistema comunque gli darebbe un messaggio di alert, gli direbbe: guarda, hai dichiarato gli anni sul sostegno, ma non hai chiesto posti di sostegno, quindi assolutamente non devi inserire nulla nel punto 5. Come vedete, nella domanda di scuola secondaria di secondo grado non vi sono tutte le voci che riguardano gli insegnanti specialisti, specializzati e quant'altro. Essendo un docente non messo in ruolo, naturalmente Salvatore non vanta nemmeno la soluzione di l'aver prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso o nell'istituto di titolarità, che fa riferimento al punto 4. Non può inserire nulla, così come non può inserire nulla nel punteggio aggiuntivo. Quel punteggio è una tantum di cui parlavo prima e che fa riferimento solo a quei docenti che in un triennio a decorrere dall'anno 2000-2001 fino al 2007-2008 non hanno prodotto nessuna domanda di trasferimento provinciale, o se le hanno prodotta l'hanno revocata nei termini dovuti. Esigenze di famiglia. Allora, nel caso di Salvatore, Salvatore si ricongiunge alla moglie. Attenzione, la moglie risiede in un comune dove non vi è nessuna scuola dove si insegna la classe di concorso per la quale è titolare Salvatore. Quindi siamo stati costretti a mettere un comune vicinorio. Quindi lui chiede il ricongiungimento alla moglie nel comune di Arzano. Nel comune di Arzano, quindi comune vicinorio del comune dove risiede la moglie, il collega avrà avrà 6 punti in più per il ricongiungimento. Non ha figli, quindi non inserisce nulla. Stiamo parlando di Salvatore che ha un trasferimento che ha una titolarità a Caserta e chiede il trasferimento su Napoli. Essendo un trasferimento interprovinciale, avviene in terza fase, quindi dopo che ci sono stati i trasferimenti comunali che non spostano nulla, non spostano le aliquote, dopo che ci sono stati i trasferimenti intercomunali, anche questi non spostano le aliquote, si procede alla terza fase, trasferimento interprovinciale. Trasferimento interprovinciale, vi ricordo, avviene sui posti disponibili che sono residuati dopo i trasferimenti comunali e intercomunali. Il 50% di questi posti vengono accantonati per l'immissione in ruolo e il 50% vengono utilizzati per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi di ruolo e di 25% per i passaggi di ruolo e di cattedra. Poi andiamo ai titoli. Titoli: non aveva un concorso ordinario, lui ha superato un concorso straordinario, quindi non può avvalersi di questa voce della numero 11. Ha un diploma di specializzazione post laurea che vale 5 punti, vi ricordo che vale solo per i docenti laureati. Non ha una laurea triennale, quindi questa casella l'ha lasciata vuota, ma ha 4 corsi di perfezionamento, ciascuno un punto. Naturalmente nel punto 15 non ha inserito nulla, perché la laurea che possiede, la laurea in giurisprudenza, gli è servita per acquisire l'incarico a tempo indeterminato che ha attualmente. Non ha un'altra laurea, quindi qui non ha potuto inserire nulla. Non ha un dottorato di ricerca, non ha partecipato agli esami di Stato negli anni che vi ho detto, che sono degli anni specifici, che vanno dal 98-99, 99-2000 e 2000-2001, e però ha un CLIL, attenzione, una certificazione che gli permette di insegnare una disciplina non linguistica in lingua straniera, e l'ha abbinata a una certificazione linguistica di livello C1, quindi ha messo 1, il sistema gli valuterà un punto. Se non avesse avuto la certificazione C1 gli sarebbe valsa 0,5. Salvatore non ha precedenze, quindi non ha potuto inserire nulla, quindi effettivamente lui aspetta che ci sia questa risposta, questa fumata bianca
perché gli permetta a questa domanda che sta producendo oggi di andare avanti e non di rimanere bloccata. Scelta tipo di posto. Il docente titolare sul posto di sostegno soggetto al vincolo quinquennale, lui è un docente di posto comune, quindi questa, anche in questo caso questa casella non si apre, perché è un docente, il sistema riconosce che il docente che sta producendo la domanda di mobilità è un docente che attualmente è titolare di sostegno. E in questa casella numero 36 il docente dichiara se preferisce in prima battuta trasferirsi su posto normale e in seconda battuta su posto di sostegno. Naturalmente Salvatore può farlo perché ha un titolo di specializzazione su sostegno che dovrà autocertificare attraverso un allegato che riguarda i titoli. Quindi nel suo caso può fare questa domanda anche su posto di sostegno. Un docente di posto comune che non ha il titolo di specializzazione su sostegno, questa domanda non la può produrre. Questi requisiti riguardano sempre le scuole ladine di Trento. Preferenze. Come vedete, Salvatore ha scelto delle scuole di Arzano, che è il comune più vicino alla residenza della moglie, quindi può decidere di anticipare o posticipare. Anteporre prima il liceo di Arzano o il Don Geremia Piscopo di Arzano, semplicemente muovendosi con queste freccette. Ricordo, siccome ha messo anche un distretto, il distretto 25, ricordo che per quanto riguarda il trasferimento interprovinciale, anche i docenti non neoassunti quest'anno, l'anno prossimo, se otterranno un trasferimento interprovinciale, quindi dalla provincia di Caserta alla provincia di Napoli, rimarranno bloccati per 3 anni. Come vedete, la domanda per la scuola secondaria di secondo grado ha molte più voci rispetto alla scuola secondaria di primo grado. Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera, quindi il sistema, avendo Salvatore messo un distretto, il distretto 35, se dovesse ritrovare nel distretto 35 delle scuole ospedaliere, prenderà in carico la sua disponibilità di insegnare anche nelle scuole ospedaliere, quindi se trova una scuola ospedaliera l'assegnerà a Salvatore. Una disponibilità all'insegnamento presso la scuola carceraria, una disponibilità presso le scuole serali, una disponibilità all'insegnamento dei licei europei, e questa voce sicuramente non c'è per la scuola secondaria, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, riguarda le cattedre orarie, quindi docenti che non insegnano sempre e soltanto in una sola scuola, ma che chiedono di essere assegnati anche a più scuole con cattedre orarie esterne che si chiamano con un acronimo COE. Le cattedre interne si chiamano COI, le cattedre esterne si chiamano COE. Io posso decidere di aspirare a una cattedra oraria nello stesso comune, quindi lo stesso comune di Arzano, oppure cattedre orarie tra diversi comuni. Quindi posso pensare anche di poter essere assegnato a una scuola che ha 14 ore nel comune di Arzano e 4 ore nel comune di Casoria. Se flaggo qui, il sistema mi dà una possibilità in più rispetto a chi invece chiede le cattedre orarie nello stesso comune. Indicazioni degli allegati, anche in questo caso, vedete, in questo caso io non trovo nulla, perché Salvatore non ha allegato ancora nessun allegato nella voce allegati che vi ho fatto vedere prima. Salviamo la domanda. Come vedete, il messaggio di alert permane per Salvatore, quindi l'avvisa: guarda, tu stai facendo la domanda, ma non è detto che tu potrai portarla avanti, potrebbe essere bloccata, però ti dà la possibilità di salvarla, così come ti dà la possibilità anche di inviarla. Non la puoi inviare ancora perché non hai gli allegati. E
possiamo verificare il punteggio di Salvatore. Il punteggio è 64, che gli viene dagli anni di pre-ruolo, che gli viene dalla specializzazione, che gli viene dai 4 diplomi di perfezionamento, che gli viene dal CLIL. E siccome ha inserito anche il sostegno, ha ulteriori 30 punti per il sostegno, e siccome ha chiesto un trasferimento interprovinciale, ha un ulteriore punteggio per il congiungimento al coniuge, che è di 6 punti. Quindi, se avesse inserito, guardate, vi faccio vedere, invia, come vedete la domanda vi dà un alert e dice: la domanda è priva di allegati, si vuole comunque effettuare l'invio? Naturalmente no, perché senza allegati la domanda potrebbe andare avanti con punteggio 0. Quindi, questa è la domanda di Salvatore, docente neo assunto, che produce la domanda con riserva, avendo questo messaggio di alert che gli ricorda che, essendo un docente neo assunto, rientra nei vincoli, in attesa di questo dispositivo legislativo che dovrebbe liberare questi docenti neo immessi in ruolo, che magari sono da anni in graduatoria, penso a quelli delle GAE, che assolutamente non sapevano, nel momento in cui si sono inseriti in GAE, che avrebbero dovuto pagare lo scotto di questi vincoli. Naturalmente, Salvatore, essendo un docente neo assunto in ruolo, ha i vincoli e inoltre non ha neanche superato l'anno di prova, non può fare il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo. Ma immaginiamo che ne abbia la possibilità, il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di secondo grado gli darebbe la possibilità. Adesso lui attualmente è su A046, se lui avesse l'abilitazione per A047, gli darebbe la possibilità di fare il passaggio di cattedra su A047, avendone l'abilitazione, e quindi dovrebbe dichiarare con un allegato di possedere questo titolo. Invece, passaggio di ruolo potrebbe farlo se intendesse passare dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola secondaria di primo grado o alla scuola primaria, naturalmente avendone il titolo. Nel caso in cui si chieda il passaggio di cattedra, come ho ribadito precedentemente, non sarà necessario superare nuovamente l'anno di prova. Nel caso del passaggio di ruolo è necessario superare nuovamente l'anno di prova.